Ciao, sono Zane di Turbolab.it. Queste sono le mie top 3 criptovalute per il mese di agosto 2018, ovvero i progetti che secondo me faranno meglio durante il mese che sta per iniziare. Prima di cominciare, ti ricordo che non sono un promotore finanziario e questo non costituisce un consiglio o una proposizione all'investimento. Fai sempre le tue ricerche prima di investire in qualsiasi criptoprogetto perché potresti perdere tutti i tuoi soldi. Ciò detto, cominciamo. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Prima di dirvi quali sono i miei top 3 progetti cripto per agosto 2018, togliamo dai piedi una considerazione importante, e ovvero perché non citerò Bitcoin in questa lista. Cominciamo col dire ragazzi che se volete la moneta più sicura in assoluto nella quale investire in criptovalute perché state iniziando in questo momento, Bitcoin è sempre la scelta più ragionevole, nel senso la scelta più tranquilla, più prudente, ovvero quella che generalmente guida tutto il mercato e che è soggetta agli scossoni meno forti. Quindi se volete una criptovaluta sicura nella quale investire per agosto 2018 è sicuramente Bitcoin. Non la cito per un semplice motivo: abbiamo raggiunto già un livello di dominance molto alta, ovvero Bitcoin in questo momento è oltre il 45% di quote di mercato rispetto alle altre criptovalute ed è un valore già molto alto. In alcuni miei video precedenti, già attorno al 40, se non sbaglio, 41%, mi aspettavo che avrebbe cominciato a scendere perché generalmente quando il prezzo di Bitcoin sale e il mercato delle criptovalute sale, la dominance di Bitcoin tende a scendere. In realtà abbiamo ancora recuperato qualche punto percentuale. Ci ho detto, non mi aspetto che Bitcoin sia una delle monete migliori in assoluto per agosto 2018. Bene, ciò detto, passiamo invece a quelli che secondo me sono i progetti da tenere d'occhio. Uno fra tutti è sicuramente NIO, perché NIO è stata annunciata la versione 3.0, che sarà appunto una nuova versione di tutto il sistema e tutta la piattaforma NIO. Quando verrà rilasciata non lo sappiamo di sicuro, però mettiamo anche che venga rilasciata durante l'autunno, probabilmente si parla di settembre-ottobre, ho sentito dire in modo informale, però in realtà non c'è una data prefissata ancora. Quindi il momento giusto per acquistare è probabilmente proprio quello di agosto 2018, perché ora che NIO 3.0 uscirà effettivamente sul mercato, ci sarà probabilmente un'esplosione di prezzo verso l'alto. Quindi il momento giusto per acquistare, secondo me, per acquistare NIO, secondo me, è questo. Diamo un'occhiata alla comparativa fra NIO e dollaro, quindi il valore su Binance di NIO e il dollaro, e notiamo che è veramente ai minimi storici. Questo, per quanto mi riguarda, è un segnale che mi conferma che è un buon momento per investire, perché ovviamente vogliamo comprare quando il prezzo è basso per poi rivendere quando è alto. Quindi NIO sta muovendo già da qualche giorno in una fase più o meno orizzontale. Non abbiamo più toccato il minimo visto a fine giugno e per tutto luglio abbiamo assistito a diciamo un consolidamento del prezzo attorno a questi 34-35 dollari. Quindi a mio avviso, siccome sta per arrivare la versione 3.0, ma non sappiamo quando c'è, un buon momento adesso per accumulare. I fondamentali del prezzo, quindi l'analisi tecnica, ci dice che potremmo aver raggiunto un minimo, soprattutto perché appunto Bitcoin sta ricominciando a crescere, trascinando con sé tutto il mercato, quindi secondo me NIO è un buon player per agosto 2018. Un altro motivo per cui secondo me NIO si muoverà bene è che appunto su Reddit sono stati toccati i 95.000 iscritti al Reddit di NIO, quindi un altro traguardo importante che significa comunque che c'è ancora molto interesse verso verso questo Ethereum cinese, come si suol dire. Veniamo al prossimo progetto che vi raccomando. Il progetto è Substratum. Secondo me farà molto bene durante il mese di agosto e probabilmente anche all'inizio di settembre, perché il 28 di agosto verrà annunciato finalmente il Product 3, che è stato citato così come una grande sorpresa, non si sa bene di che cosa si tratta, l'hanno buttato lì. Ovviamente spero che non sia una cazzata colossale, perché altrimenti il prezzo dovrebbe scendere, però in realtà il team di Substratum non è solito fare
fare degli annunci per poi deludere le aspettative. Quindi si tratterà semplicemente di un altro progetto che affiancherà la possibilità di accedere in VPN, scavalcare tutti i blocchi dei firewall e ospitare i siti web degli altri sui propri sistemi per poter guadagnare commissioni nella valuta. Sub ci sarà anche questo product 3, che appunto è stato verrà annunciato formalmente. Questo Justin Tubb è uno dei componenti del gruppo di Substratum, verrà annunciato proprio il 28. Se, come mi aspetto, sarà qualcosa di sostanzioso e non sarà solo hype, in quel momento potremo assistere ad una nuova botta verso l'altro di Substratum. A parte questo product 3, ci aspettiamo però da una versione all'altra, dovremmo essere in grado di iniziare ad installare il nodo Substratum sui nostri PC per cominciare effettivamente a guadagnare monete sub. Quando questo arriverà ancora non lo sappiamo di preciso, però di nuovo anche in questo caso era stato detto che sarebbe proprio stato attorno a questi mesi. Quindi secondo me fare, come dire, incetta di monete sub in questo momento può essere una buona scelta. Vediamo anche dal punto di vista dei fondamentali sub contro dollaro come si sta muovendo. E anche qui vediamo che similmente a NIO la situazione è molto simile, quindi era stato toccato un minimo verso la fine di giugno e poi da qui abbiamo cominciato a muoverci lateralmente in una fase laterale, appunto, che ci contribuisce a formare probabilmente un piccolo supporto attorno a questa cifra 0,2 dollari. Quindi di nuovo secondo me Substratum un buon play, una buona moneta per agosto 2018. Anche in questo caso diamo un'occhiata al Reddit, ci sono 14.000 iscritti, secondo me in questo caso sono un pochino pochi per la forza e per l'interesse e la tecnologia che c'è dietro al progetto Substratum, mi sarei aspettato qualcosina di più. Questo da un certo punto di vista può essere letto come un aspetto positivo perché la moneta è ancora sottovalutata, ma forse anche dal punto di vista negativo, cioè il team di Substratum non sta spingendo molto sul marketing, quindi diciamo, secondo me ho sentimenti, come dire, ambivalenti e contrastanti circa questo numero un po' troppo basso. Però secondo me, di nuovo, product 3 in arrivo, possibilità di guadagnare ospitando e installando il nodo sub completo, secondo me ci sono ottime prospettive per Substratum durante il mese di agosto e di settembre 2018. Secondo me anche questo è un buon play. La terza criptovaluta che cito è Navcoin. In molti mi avete chiesto ancora se credo nel progetto Navcoin, se lo consiglio come investimento. Per quanto mi riguarda, Navcoin rimane una buona scelta. Un pochino speculativa, forse secondo me il tasso di rischio e il tasso di speculatività si è un pochino alzato negli ultimi tempi perché stanno facendo tantissimo dal punto di vista tecnologico, però continua a mancare quella spinta marketing che secondo me sarebbe il caso di attivare, anche solo per tenere vivo presso diciamo il grande pubblico chi ci ha scommesso, tenere vivo presso chi ci ha scommesso l'interesse e continuare ad attirare nuove forze, quindi nuovi fondi all'interno del progetto NAV. Bene, quindi investire in tecnologia, spero che ci possa essere anche un investimento in marketing. L'investimento in marketing dovrebbe arrivare presto perché è stato finalmente attivato il Community Fund, o è stato attivato o comunque sta per partire, ovvero gli utenti potranno proporre tramite Reddit le proprie iniziative marketing e il team di Navcoin selezionerà quelle più interessanti e le sovvenzionerà tramite appunto il fondo che è stato allocato per questa iniziativa. Rimango, come dire, ben propenso ad investire in Navcoin, rimane un buon progetto anche perché la roadmap è molto fitta. In particolare siamo al 90% con il nuovo wallet cross platform, quindi una buona iniziativa. C'è anche, secondo me molto interessante, il cold staking. Che cosa significa? Che anche senza mantenere aperto il programma, senza anche mantenere installato il wallet con lo staking sul proprio PC, guadagneremo un ritorno, quindi il ritorno dello staking, semplicemente detenendo monete NAV. Un pochino
pochino come succede con NIO, che otteniamo appunto gas anche quando non abbiamo il client aperto e in esecuzione, è tutto automatico. Qui dovrebbe essere operativamente molto diverso, ma è però nel concreto la stessa cosa, quindi otterremo degli interessi in Navcoin anche semplicemente per detenere la moneta. Questo quando verrà effettivamente attivato, secondo me potrebbe essere una di quelle cosine che farà la differenza. Appunto il community fund di cui parlavo poco fa è considerato all'80%, però ho letto in giro che invece siamo un pochino più avanti e siamo sicuramente a buon punto. Diamo un'occhiata anche per quanto riguarda Navcoin alla comparativa con il dollaro per renderci conto di che punto siamo. Navcoin di nuovo segue l'andamento di tutte le altre criptovalute, quindi di NIO. Abbiamo visto un picco in basso il 29 giugno per poi lateralizzare durante tutto il mese di luglio. Speriamo appunto che ci sia una ripresa del prezzo e che NAV cominci a seguire Bitcoin verso l'alto. Bene, la mia top 3 delle criptovalute migliori per agosto è completata, voglio però lasciarvi con un piccolo backup, ovvero in caso non vi piaccia uno di quei progetti che ho citato, innanzitutto fatemi sapere perché non vi piace nei commenti qui sotto, ma vi voglio lasciare anche con un backup, quindi una scelta alternativa. In particolare per scegliere la mia alternativa mi sono rivolto a questo sito che ci elenca le 100 peggiori criptovalute del 2018. Perché vogliamo guardare la lista delle peggiori criptovalute? Perché ovviamente dobbiamo cercare un progetto che abbia buoni fondamentali fra quelli che hanno perso di più da inizio anno e poi investirci, perché ci aspettiamo che, trattandosi di un buon progetto, possa ricominciare a crescere molto in alto. Quindi ho appunto preso questo sito. Scorrendo la lista ho individuato la performance pessima, diciamo, di Icon, che invece è un ottimo progetto. Quindi, in caso non vi piaccia uno di questi, vi consiglio di valutare Icon. Perché Icon mi piace, ve l'ho raccontato nel mio articolo 10 criptovalute che pagano gli interessi. Di fatto Icon, nonostante abbia perso un valore importante, perché il sito qui ci dice che ha perso circa il 78% addirittura da inizio anno, quindi una vera carneficina, rimane un buon progetto con la loro, diciamo, cross chain che dovrebbe legare e permettere di fare transazioni fra tutte le blockchain, quindi l'iperconnettore lo chiamano loro di tutte le blockchain. Icon, i presupposti e, come dire, fondamentali di Icon non sono cambiati, lo reputavo un buon progetto qualche mese fa, per quanto mi riguarda è ancora un ottimo progetto. Il fatto che abbia perso così tanto potrebbe costituire una buona opportunità per entrare. Prima di concludere vi ricordo che sempre in agosto, in particolare durante la prima settimana di agosto, gli ultimi giorni di luglio, ci sarà il nostro community meeting a Ferrara. Se siete da queste parti fate quindi un salto, ci berremo uno spritz insieme a me e a tutti gli altri amici e ci berremo appunto uno spritz mentre facciamo qualche chiacchierata sulla criptovaluta. Vi ricordo di nuovo che non è assolutamente una conferenza, non c'è niente da pagare e se volete partecipare mi fa sicuramente molto molto piacere. Quindi Ferrara, prima settimana di agosto, ultima di luglio, la data la stiamo ancora fissando, trovate tutte le informazioni appunto nel video community meeting crypto e spritz. Vi aspetto lì. Da Zane di Turbolab.it è tutto, come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare sul pollicione qua sotto per fare mi piace, per me è sempre molto importante, quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete. Se per qualsiasi motivo non siete d'accordo con la mia scelta di queste tre criptovalute, NIO, Substratum, Navcoin e come backup Icon, vi invito a scrivermelo qua sotto nei commenti e farmi sapere perché questa mia raccomandazione non vi è piaciuta e magari proponetemi anche le vostre alternative. Al prossimo video, ciao!